Wow, che bellezza! Qui abbiamo due Sailor 1911, solo che una, questa nera, il modello black, è una large, questa è una standard. Come vedete, la prima è un po' più lunga dell'altra, ma non è tanto la lunghezza quanto il diametro del fusto che è maggiore, e poi, insomma, è inutile negarlo, anche prendendolo in mano si sente una bella differenza di consistenza nella large rispetto alla standard. La standard è un'ottima penna perché quando parliamo di penne giapponesi troviamo una qualità spalmata su tutta la gamma, dalla Sailor da 35 dollari, così come per Pilot da 15 dollari, fino a quelle più prestigiose. Dove sta la differenza? Che anche il tatto, il bilanciamento, percepisce una 1911 standard, che è una signora penna, la percepisce come ancora una penna molto bella, una penna medio bella, mi si passi il termine. Con la Large abbiamo già una penna di prestigio, una penna dove le finiture si sentono subito, il bilanciamento, la qualità della laccatura, della sezione delle resine. Vi invito a leggere la scheda approfondita sul Stilographic Art. Bene, procediamo con ordine. Allora, ci troviamo subito la sorellina più piccola, quindi la 911 standard. In questo caso il pennino è un pennino M. Serie Profit, però è la standard. Beh, ritrovo tutte le caratteristiche della Sailor. Scorrevolezza da primato, veramente veramente bella. Una scorrevolezza da primato. Questa è una penna per lunghe sessioni di appunti. È una penna che sta in mano, sta nel taschino, è una penna con la quale si possono scrivere chilometri e chilometri. Infatti la principale caratteristica è la scorrevolezza del pennino. È un pennino a 14 carati, a differenza dell'altro che vedremo. Veramente molto molto bella. Poi il tratto è un medio che, come vedete, potrebbe essere tranquillamente un fine europeo. Sapete che queste sono comparative molto veloci e quindi io passo subito a questa principessa. Ovviamente il pennino da 21 carati è più bello, lo vedete anche nelle fotografie, la laccatura è bella, anche svitando la penna troviamo una filettatura con un incastro che è maggiore rispetto a quello della standard e questo conferisce alla penna una rigidità e anche un'ammortizzazione nella chiusura che le rendono veramente merito. Vediamo come scrive. Bellissima. Profit 1911 Large. EF, extra fine. Questo è un pennino extra fine. Io vi sfido a trovare sul mercato un pennino extra fine che sia così scorrevole. La parola d'ordine è scorrevolezza, anche in questo caso. Potete far fare alla penna quello che volete. Bella, non c'è altro da dire. Vedete come il tratto sia realmente un tratto sottile con il quale posso andare anche a costruire, se ne ho bisogno, delle forme geometriche molto precise perché il pennino sta esattamente dove lo metto. È molto rigoroso, vedete? È facile tracciare delle righe parallele, per esempio. Chi ama la musica si troverà molto bene anche perché è molto leggibile, è sottile, ma scorre molto. Quindi approvate tutte e due. Ovviamente la differenza di prezzo c'è, è un po' sbilanciata verso questa che è la più bella, innegabilmente. Ha anche un pennino in dote che è senz'altro più prestigioso dell'altro, che è un 21 carati rispetto al 14 carati. Vi invito a seguirmi sul canale YouTube di Stilographic Art. Ciao a tutti!